Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Allora, nella lezione precedente abbiamo visto come funziona un content provider e quali sono i vari passi per implementarlo. Oggi vedremo come le funzioni offerte dal content provider siano state standardizzate in modo da rendere più semplice il lavoro sulle varie basi di dati, le quali possono essere abbastanza diverse tra di loro. Dovete sapere che Android contiene già di suo dei content provider di sistema. Questi ci permettono di lavorare su vari dati ed utilizzano degli URI che, attenzione, non sono più creati dal programmatore, bensì fanno parte di apposite classi che prendono il nome di classi contract. I content provider principali del sistema operativo Android sono quattro. Abbiamo Contacts, che si occupa di tutte le informazioni relative ai contatti dell'utente, come ad esempio informazioni riguardo la rubrica, le email, eccetera. Mediastore, che come si intuisce dal nome gestisce i vari files multimediali. Abbiamo poi User Dictionary, che si occupa delle parole aggiunte dall'utente nel dizionario di default. E infine abbiamo Calendar, che gestisce appunto gli eventi sul calendario del dispositivo. Andiamo a vedere un esempio sull'utilizzo di quest'ultimo. Allora, innanzitutto per poter lavorare sui calendari dobbiamo aggiungere nel manifest degli appositi permessi in base alle operazioni che vogliamo svolgere. In questo caso ne aggiungeremo due, ossia quello di lettura e quello di scrittura. Quindi inseriremo due nodi Uses Permission. Tutto il sistema d'oggetti del calendario ruoterà intorno alla classe Contract di competenza, che in questo caso si chiama Calendar Contract. Questa ci permetterà di accedere ad una serie di tabelle, ognuna delle quali contiene informazioni relative ad un aspetto del calendario. Vediamo le più comuni tra queste tabelle. Allora abbiamo calendarcontract.calendars, questa contiene info su ogni calendario, dato che nel sistema possono essere presenti più calendari. Calendarcontract.events, che contiene gli eventi memorizzati nei vari calendari. Poi abbiamo calendarcontract.attends, che è una tabella collegata a events e memorizza i vari partecipanti all'evento. Ed infine abbiamo calendarcontract.reminders, anch'essa collegata ad events e che memorizza una notifica impostata per un evento. Bene, adesso vediamo un esempio su come recuperare i vari calendari disponibili nel sistema ed inserire un evento in uno di essi. Innanzitutto, per memorizzare le informazioni relative ai calendari, utilizzeremo la struttura array che conterrà l'ID di ogni calendario, il nome di ogni calendario, il nome del tipo di account di ogni calendario. Questi calendari saranno recuperati mediante una query inviata da un content resolver che conterrà l'array da riempire e un URI fornito dalla classe Calendars. Questa, come potete osservare, fornisce gli URI anche per quanto riguarda i campi calendario. Quindi, una volta ottenuti i vari calendari presenti nel dispositivo, possiamo procedere ad inserire un evento in uno di essi fornendo il suo identificativo, l'ID del calendario. In questo esempio abbiamo salvato un promemoria per fare il tagliando all'automobile per il giorno 25 giugno 2016 alle ore 16:30, ipotizzando che questo evento abbia la durata di un'ora. Come potete osservare, nel content values per l'inserimento abbiamo recuperato l'ID del calendario in cui vogliamo aggiungere l'evento, passandolo poi nel metodo insert. Ok, per oggi è tutto, grazie della visione. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, oppure lasciate un commento, oppure mettete un mi piace. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!